Connext, una vetrina innovativa da Pescara. Voi siete sponsor e sostenitori dell'iniziativa. Sì, devo dire che di B2B ne abbiamo fatti tanti in Italia, con organizzazioni che proprio organizzavano questo tipo di evento, ma è la prima volta che lo organizza Confindustria. Confindustria è ovviamente la nostra casa, quindi la frequentiamo da tantissimi anni. Ci fa piacere che a questo punto anche Confindustria abbia pensato a un modello del genere per poter creare un incontro un po' più agevolato con le aziende che sono del territorio, ma anche di fuori del territorio. Devo dire che l'esperienza è positiva, noi ci abbiamo creduto, il successo c'è, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo visto una bella presenza, una bella partecipazione, spero che la cosa evolva, probabilmente anche pensando a degli incontri monotematici, che magari possono anche vedere aree comuni su cui si fanno dei ragionamenti. Cosa rappresenta Connext per la sua azienda? Ma è un'opportunità sicuramente per farsi conoscere in maniera diversa, perché la nostra è una realtà che opera nel territorio dal 1905, però nella sua trasformazione, ovviamente magari l'ultima trasformazione negli ultimi 10 anni per molti non è quella che è conosciuta, mentre invece nel nostro territorio ci conoscono come distributori e venditori di energia elettrica, quando è un'attività che ormai prende il 50% del nostro fatturato. Noi oggi lavoriamo dall'Alto Adige alla Sicilia, lavoriamo con aeroporti di Roma, con grandi stazioni, con Acea, con BMW, quindi abbiamo dei clienti che sono anche oltre questo territorio, e magari invece ci sono nel nostro territorio delle realtà che non ci conoscono e noi non conosciamo probabilmente bene, con i quali collaborare, con i quali si possono fare sinergie, con le quali si possono mettere a fattor comune esperienze, competenze. La vostra è un'azienda storica, sì. Però c'è stata una grande evoluzione negli anni. Devo dire che essere un'azienda storica è una grande responsabilità, specialmente oggi che le aziende sono molto virtuali e poco legate al territorio. Diciamo, avere un'azienda che ancora crede nel territorio e crede nel ruolo sociale è abbastanza raro. Noi abbiamo una situazione in Abruzzo dove le aziende autoctone non sono tantissime e quindi quelle poche che ci sono hanno una responsabilità maggiore rispetto alle altre, hanno la responsabilità di mettersi, farsi carico, diciamo, dello sviluppo molto di più di quello che può essere in altre regioni, dove è la somma che ti fa il totale, tu invece sei quasi, ti senti responsabilizzato. Oggi abbiamo la piena consapevolezza che si può fare, l'abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo crescere. Certo, il territorio ci deve aiutare in questo, è bene che ormai ognuno faccia il suo, perché poi non devi neanche chiedere agli altri delle cose che puoi fare tu. Confindustria ha fatto il suo. Con le connection stiamo facendo. Devo dire che è un primo passaggio e vediamo, io ci credo e credo che avrà una bella evoluzione nel futuro.